Ma penso di sì. Risultato che rispecchia la partita, non è stata una partita brillantissima da parte nostra dal punto di vista del gioco sicuramente. Stavolta ci abbiamo messa molto più grinta e cattiveria rispetto alla precedente partita con il Castelfidardo. Non era facile giocare su un terreno come questo, con l'assenza che avevamo, ne abbiamo sempre parecchie. Frulla, Calcina, Carnevali, Trudo, mettiamoceli tutti. E comunque sia, sono contento perché ho visto giocatori mettere l'anima in campo, giocare su tutti i palloni e ci eravamo quasi riusciti. Oggi abbiamo perso 2 punti al 90°, domenica scorsa ne avevamo conquistati sempre al 90° ad Agnone. Quindi ci sta, questo fa parte del calcio. Accettiamo questo punto e andiamo avanti, anche perché, ripeto, il risultato è giusto, quindi tutto sommato ci sta. Sono soddisfatto oggi come sono soddisfatto sempre tutto il campionato. Abbiamo giocato per la prima volta con 2 esterni, under, che hanno lottato, hanno giocato su tutti i palloni. Forse, ripeto, potevamo fare qualche taglio in più verso Michael per dare più manforte a Traini. Questo sì, però è chiaro, le partite perfette sono difficili da farne. Io posso solo che ringraziare i miei giocatori che dalla prima giornata che li tengo sempre sul pezzo, sono sempre concentrati, non dico che li ho spremuti fino alla fine, ma insomma sia a livello fisico che a livello mentale hanno dato tantissimo in questo campionato. Poi ripeto, oggi eravamo quasi riusciti perché a vincere in casa contro Giulianova in queste condizioni, è chiaro che il fallo era molto molto dubbio, quello dove è nato il gol, ma la punizione. Perché secondo me lo era proprio davanti alla mia panchina. Sono state 2 gambe tese e si sono mosse contemporaneamente. Ma questo ci sta. Sbaglio io, sbaglio i giocatori, può sbagliare l'arbitro. Non è questo il problema.